Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Come avete visto, oggi la puntata è iniziata in un modo un pochino particolare, con un bellissimo video, perché è la giornata del Earth Day! Brava Giada, hai detto benissimo, è la giornata dell'Earth Day! Che cos'è? Come che cos'è, Johnny? Non lo so, non me l'hai detto. È la giornata della Terra! Ah, ok, ok, quindi in inglese Earth vuol dire Terra, e... Day. Ah, day vuol dire giorno. Giusto. Giornata. È la giornata della Terra. A questa iniziativa partecipano 193 paesi in tutto il mondo e un miliardo di persone. Tantissimo. E serve a ricordare quanto è importante tutelare il nostro ambiente e rispettarlo. Sì, tutelare il nostro pianeta, giusto. Giada, mi è venuta in mente una cosa. Terra, roccia, cristallo e dai, unisci i puntini. Cosa stai dicendo? E fai una magia. Johnny, ma questo è un ortitano! Ecco perché ti dicevo roccia, cristallo, terra. Adesso ho capito. Ah, dovevi unire i puntini. È bellissimo. Hai visto? Però ho portato i due titano della prima serie e della seconda serie per confrontarli. Guarda già loro due, ok? Come sono cambiati. Sono cambiati davvero tantissimo, ma aspetta un secondo prima di guardare i cambiamenti. Facciamo un unboxing. Ok. Ecco, bravissima Giada con le tue super magie. Giada, ma è cambiato tantissimo. Allora, andiamo per gradi. Lui non è più Lord Titano, è sempre Lord Titano, però è Alpha Lord Titano, ok? Ok. Allora, lui è diventato molto più forte grazie all'energia Alpha, ok, che lo ha potenziato e pensa che ha assorbito dentro di sé l'essenza del suo elemento, il cristallo. Infatti si vede, è tutto cristallizzato. Esatto, lui è diventato un gigante, quindi immaginalo grandissimo, enorme, muscolosissimo. Immagino. Fatto di roccia e cristallo, Giada. Ma è possibile che ti devi innamorare anche adesso? Ma è sempre più forte, quindi sì. Pensa che i nemici non possono scalfirlo, cioè immaginali, non possono, come fanno? Perché è fortissimo. È fortissimo, i suoi attacchi sono terremoto impetuoso, esplosione polverizzante. È pazzesco, è troppo forte. Allora, guarda che bello. Infatti, guarda, è diventato anche più alto. È diventato più alto, più grosso. Più muscoloso. Cristallo. Ha cambiato anche colore, hai visto? E poi tu mi dicevi che il cristallo comunque è una materia molto forte, vero? Eh sì, è la pietra più forte. Io pensavo che fosse una cosa molto fragile, ti ricordi? E invece no. È vero. Wow, sono veramente fantastici insieme. Facciamo un combattimento? Però tu ne hai due. Vabbè, questo lui è più forte, quindi lo tengo io. Facciamo così, aspetta un attimo. Salimi sulle spalle. Ma cosa fai? Così divento più alto di te. Pronta? Allora, sì. Prendi questo. E io vi sconfiggo con un solo pugno. No, tu non usare l'esplosione polverizzante, eh? Ok. E perché? Perché no? Perché se la faccio vinco. Sì. Esplosione polverizzante. No, ho detto di no. Io me li prendo e ci gioco da solo. No, ma Johnny, ma così non va. Invece sì. Andiamo avanti, va. Esplosione polverizzante. Ciao Alessandro! Ciao, come stai? Bene. Stai bene? Wow, ma sei contento di essere al Gormiti Show? Ma hai visto la maglietta che ha? Eh sì, cioè, chi è che è? Su Icor? Sì. Ah sì, vedi che sono super forte Gormiti, l'ho indovinato. Ma facci vedere un po', cos'hai lì? Il braccione degli elementi? Guarda dietro! Sì, ha posizionato tutta la sua collezione. Facci vedere, lì, vai! C'è anche la torre! Vai, muoviti nella tua stanza, facci vedere tutto quello che hai! Ma quante cose ha sul divano! Ho visto, anche. Visto! Quanti ne hai? Vi dico qua quanti ne ho? Sì, siamo curiosissimi! 107! Oh, 107! Ma così tanti? Ma quanto tempo hai impiegato a contarli tutti? Un'intera giornata? Sono tantissimi. Col papà. Ah, col okay, papà, sì. Il papà ti ha aiutato. Ma hai un papà super gormitico, vero? Sì. Gioca con te. Secondo me il tuo papà gioca con te. Secondo me ha inventato delle bellissime storie con tutti quei gormiti. Vero? Sì. Ma facci vedere un pochino che cos'hai. Cosa giochi di più. Tipo sul divano. Cosa c'è sul divano? Che noi magari dalla TV riusciamo un po' a vedere, ma non nello specifico. Queste cose qua. Per colorare, giusto? Sì. C'è tutti i disegni da colorare. Poi vediamo che cosa c'è anche là. C'è il puzzle. Non lo so, c'è un puzzle. Anche a me sembrava un puzzle, no? Sì. Sì? Ti piace fare i puzzle?
Wow, che bello! Memory. Vediamo, vediamo. E questo... Ah, il memory! Io sono fortissimo. No, è bellissimo il memory. Il memory dei Gormiti. Bellissimo. Ma dici un po', qual è il tuo personaggio preferito dei Gormiti? Un attimo, Sì, sì. Sì, sì, deve sistemare. È tutto il tempo. Il Sol... Eclos il titano. Ah, il titano. Il titano. Ma come lui. Hai visto come ce l'abbiamo grande qui? È più alto di noi, è più alto di Johnny. Io non ci arrivo, insomma. Ma perché è fortissimo, È deve alto, essere alto. È alto il titano degli elementi, è alto. Ma cosa fai? Inventi delle belle storie. Guarda poi, oppure la Guardalo. Tazza e la no. penna. Wow. Ah, quello è titano. No, è il Carrion, scusami, giusto? Sì. Che era nascosto dal lido. No, bellissimo. Che bello, c'è pure la penna, così quando vai a scuola puoi fare tutti i compiti così. I compiti con i super gormitici, giusto? Poi e la tazza per far colazione, giustamente, e merenda. Wow, giusto? Ma cioè veramente è una collezione super, bellissima. Poi vedo anche i braccialli degli elementi. Esatto. Tutti e due. Tutti e due, fantastico. Non ti manca niente, o ti manca qualche personaggio che vorresti? Sì. Chi ti manca? La Iscador. I fantasmini. I Darkan. Sì. I Darkan, che adesso ci sono i Dronok. Eh sì, che sono altri cattivelli. La Iscador ce l'hai? Sì. Allora. Ma lui ha tutto, guarda, con tutti quei gormiti lì vuoi che non ce l'abbia. Ma tu lo guardi il Gormiti Show? Sì. Domanda. Sì? E cosa ti piace di più nel Gormiti Show? Quale parte? Ovviamente quando vinco contro di te, Giada. No, guarda che io alle volte vinco. Ma non è alle vero. Volte vinco, sì. Vinco sempre no, io, vero? No. Vero? Non sempre, qualche volta. Vero che vinco sempre. Anch'io. Non è vero. Sì. Mai. Sì, invece. Chi è che vince sempre, Gianni o Giada? Tutte e due. Oh, vedi, bravo. Vabbè, perché è stato carino. È stato gentile, carino. È stato. Va bene. Allora, il tempo sta per scadere, Giada. Sì, perché noi dobbiamo vuoi dirci proseguire. Qualcos'altro prima di salutarci? Vuoi dirci una cosa che ci rimarrà per sempre? Qualsiasi cosa? Quando ci sono le puntate nuove. Lì presto bisogna... Continua a seguire. Sì, aspettare. Bisogna aspettare. Esatto, bisogna aspettare perché le novità. Prima poi arrivano. Le novità sono sempre in arrivo. Tu continua a guardare il Gormiti Show perché le novità sono sempre qui. Niente, allora noi ti salutiamo, però in un modo molto speciale. Ci dobbiamo abbracciare virtualmente. Ok. Dato che non possiamo farlo dal vivo perché siamo un pochino lontani. Quindi devi aprire le braccia. Come facciamo con noi? Apri, e poi le chiudiamo. E stringiamo! Così noi ci stiamo okay. abbracciando. Noi ti salutiamo e ti mandiamo un bacione. Ciao. 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 Ciao Alessio. Alessio. Ciao. Ciao. Come stai? Come va? Bene. Bene. Sei contento di partecipare al Gormiti Show? Sì. Ma hai visto che bello che è? Hai visto quanto è bello il titano degli elementi? Guarda quanto è grande e alto. È altissimo. Pensa che noi non ci arriviamo neanche a toccarlo. È altissimo. Hai visto? Sì. Ah, ma guarda che c'è la maglia dei Gormiti. Oh, fai un passo indietro così la vediamo. Fai un passettino indietro. Sì. Wow! Sì. Sei proprio super gormitico. Ma facci vedere un po' quanti... Vediamo che è un sacco di gormiti lì dietro. Facci vedere un po' quanti ne hai. Vai, Ehi! Wow! Wow! Guarda quanti. Ma dove sei? Vedo anche i braccioli degli elementi. Ah, sì? Facci vedere. Qual è il tuo preferito? Quelli con cui giochi di più? Vai, raccontaci. Parla con noi. Allora, questo lì... qua. Ah, quello è il bracciale. Il bracciale per invocare. Sì, che sarebbe poi il guanto alfa, giusto, ti ricordi sì. che poi c'è stata l'evoluzione. Poi abbiamo il bracciale mecha, lo vedi? Cioè... Sì, che è lì. Ma guarda qui, sembra che è un esercito. Ma qual è il tuo preferito? Glielo stavo per chiedere io. Ne hai uno preferito? Quello che ti piace il di più. Il titano degli elementi. Ah, perché è fortissimo. Lui è il signore dei signori nei Gormiti. È quello che ha creato tutto quanto. Ha scelto proprio bene. Sì. Ti piace il signore degli elementi, il titano degli elementi. Sì, piace molto anche a me. Pensa che... Sai qual è il mio preferito? Vediamo se lo sa.
Carrion. Bravo! E il mio? Il tuo non lo sa nessuno. Non è vero. Titano Electrion. Ah, vedi che li sa benissimo. Lei segue il Gormiti Show, lo segui proprio bene. Tra l'altro, siccome adesso c'è la nuova serie, no? Io gli ho chiesto prima Giada, ma di chi ti sei innamorata questa volta? Perché prima è Lord Titano, poi Lord Electrion. Ma loro comunque gli voglio lo stesso molto bene. Non è che io c'ho una sensazione, non è che ti piace Lord Sol? Secondo te? Chi lo sa, vedremo nelle prossime puntate. Secondo te, Ale? Secondo me sì. Vedremo, anche adesso io non voglio ancora dire niente. Anche dai. Secondo me, prima eravate lì, tu, Lord Sol, bacini, bacetti. No, non è vero, non dire queste cose. Vai, poi si vedrà. Facci vedere un po' cos'hai nella tua collezione, dai, facci vedere. Ci sono delle torri là, vero? Sì, c'è la torre. Che sono un po' lontane, c'è la torre Mecha. Sì, poi? La Iscador ce l'hai? Sì! Ecco. Ah, la vedo! Da sola. Ah, eccola dov'era! Là sopra! Wow, è tutto! Wow! Hai davvero... Puoi fare delle storie super gormiti che puoi inventarne, tantissime! Ma tu giochi con la mamma o il papà, magari con le sfide? Sai che io già la facciamo le sfide, vero? Sì! Sai chi vince tra noi due, vero? Johnny! No, ma vinco anche io ogni tanto, qualche volta. Ma Giada, sì. Ma non è vero. Ma perché tu bari? Ma perché devi dire le cose ai bambini che non sono perché vere? Perché secondo me sì, lui fa qualche trucchetto, ma che prepara trucchetto? Le bustine giuste e poi mi dice, Giada, vieni a fare la sfida. Ma che cosa? Vinco perché sono bravo, io mi alleno, tu no. Non è vero, mi alleno anch'io. Tu stai a mangiare i gelati e le pizze, io mi alleno a fare le sfide. Quindi, stavamo dicendo, la tua collezione super gormitica, poi chi è che ti piace? Elios. Ah, Helios. Ma mi sa che sceglie proprio super forti lui. Sì, per forza, Helios. Lord Carrion ti piace, vero? Ha fatto una faccia un pochino. Un pochino, anche più di non tanto. Puoi dirlo, puoi dircelo. Puoi dirlo, se non ti piace. Non mi piace tanto. Ah. Alla fine l'ha detto. Sì, ma... ma tu lo guardi il Gormiti Show? Sì. Ma lo sai che puoi anche partecipare facendo i disegni, scrivendo delle dediche, oltre a partecipare così nella live con noi? Ma l'avevo mandata la foto. Ah, perché noi magari ne abbiamo visti tanti, forse non ci siamo ricordati, però è vero, evidentemente l'hai mandata. Allora lui sa tutto già del Gormiti Show. Sei super informato. Allora, il tempo sta per scadere, Giada. Vuoi dirci qualcosa? Sì. Vuoi raccontarci qualcosa di gormitico? O se vuoi salutare qualcuno, se vuoi dire qualcosa dei gormiti. Dai, diccelo così, poi rimarrà per sempre tra di noi. Vabbè, niente, Giada, è l'emozione. Sì, è normale. Va bene, allora noi ti dobbiamo salutare perché il tempo è scaduto. Ma ce n'ho qualcuno che voglio salutare. Ci stava pensando allora. Ah, ok. Dici, chi vuoi salutare? Uno che si chiama David, un altro che si chiama Matteo e Leo. Quindi salutiamo David, Mattia, Matteo e Leo. Ok, li salutiamo anche noi in questo modo. Ciao. Abbracciamo e apriamo le braccia. Apri le braccia con noi. Ok. Bravissimo, grande. E adesso stringiamo forte, così ci abbracciamo virtualmente. Noi ti salutiamo, ti mandiamo un super abbraccione. Ciao. Beh, stare con voi a noi piace davvero tantissimo. E partecipare è davvero facile, basta che andate sul sito gormitishow.com e seguite tutte le istruzioni. E mi raccomando, candidatevi in tantissimi perché vi vogliamo tutti qua. Vogliamo conoscervi. Ma adesso, Johnny, è arrivato un momento che ci piace moltissimo. Il momento della bacheca gormitica. Ci sono arrivati due bellissimi disegni da parte di Francesco. E anche una piccola dedica. Leggo. Ciao Johnny e Giada, sono contentissimo di vedervi ogni volta su YouTube. Spero che mandiate il mio disegno in una delle vostre puntate. Ciao da Francesco. Hai visto? Desiderio esaudito. Eccolo qua. Wow, tra l'altro bellissimo disegno. C'è scritto Johnny ciao, ho disegnato Nuclear, Johnny e Giada. Un bellissimo fumetto anche nell'altro. Poi sei impegnato bene. Davvero tantissimo. Wow. Grazie mille per averceli mandati. Grazie, ti mandiamo un gorma abbraccione.
Giada, niente, i nostri amici, se vogliono mandarci i loro disegni, tutto. Sì, loro basta materiale, che vadano sul sito gormitishow.com e inviano tutto quanto lì. Giusto, è finita la puntata. Cosa devono fare i nostri super amici? Continuare a seguirci sui nostri social, vediamo se li sai. Sono Facebook, Instagram, il nostro canale ufficiale di YouTube. Poi devono mettere tantissimi like, condividere il video e salutarci. E salutarci, sì, sì. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.